tutti, buonasera, benvenuti. Prima di tutto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, qui in rappresentanza da parte del vice sindaco Andrea Corsi, e lo ringrazio per averci dato la possibilità di essere, di tenere questa presentazione nel cuore pulsante della nostra città, che tutti auspichiamo possa tornare ad accogliere i barberi tra qualche mese, con la speranza di poter rivedere i nostri colori uscire dall'entrone, secondo tempi e modi consueti. I miei ringraziamenti poi vanno al magistrato De Contrada, al Consorzio per la tutela del Palio, all'Università degli Studi di Siena, all'Accademia Musicale Chigiana e anche a Cantibanca per il contributo che ha reso possibile questa pubblicazione che andiamo a breve a presentare. Un saluto anche al comandante dei Vigili Urbani, a tutti i priori, onoranti e vicari delle 17 Monsorelle e a tutti voi presenti, tutti i senesi. Il progetto è nato durante i primi mesi dello scorso inverno, con l'idea di ordinare una sorta di calendario, una rassegna di immagini di tutti gli eventi i quali è stata protagonista la nostra città. Dal 1 dicembre del 2020 al 1 dicembre del 2021, l'inizio e la fine dell'anno contrada d'oro. Dunque, proprio l'intera città dedicata a questa pubblicazione, non solo al mondo delle contrade. Ragione per cui la commissione del comitato che si è occupata di realizzare il progetto ha potuto mettere insieme materiali molto eterogenei, concessi, e le ringrazio tutti, gli archivi delle contrade, da una serie di associazioni che ha voluto collaborare con noi e soprattutto da un gruppo di affermati professionisti senesi della fotografia e non solo, che ci hanno messo a disposizione molte delle immagini che troverete sfogliando questo volume. Tengo dunque a esprimere ancora a costoro la mia gratitudine e di tutto il Comitato Amici del Palio, così come tengo a ricordare che una parte del ricavato delle vendite andrà in beneficenza. Ormai siamo abituati a fare beneficenza in queste occasioni e tutte le altre nostre iniziative sono state fatte. Con questo libro il Comitato Amici del Palio vuole dunque lasciare alla città una testimonianza che ripercorra un'annata nuova, resa amara dalle restrizioni, così da serbarne il ricordo nel momento in cui ripartiremo, eh sì, e ci riprenderemo la nostra quotidianità, nella certezza che quel momento è sempre più vicino. Ora lascio la parola al vice sindaco Andrea Corsi e poi a Giovanni Sportolitti. Grazie. Grazie Emiliano, grazie al Presidente del Comitato Amici del Palio, ringrazio nella sua totalità, vi do il benvenuto, ci diamo a vicenda sostanzialmente il benvenuto in questo posto così, questo luogo così importante per la nostra città che da troppo tempo aspetta quella ritualità che tutti noi, a cui tutti noi in maniera forse anche un po' superficiale ci eravamo abituati. Il ringraziamento, oltre che di natura formale, è di natura sostanziale, perché invito chi ancora non avesse avuto modo di sfogliare il volume di farlo, perché è qualcosa di storico nel suo picco. È qualcosa di storico perché cristallizza un anno che ci auguriamo rimanga unico e con tutta la sua drammaticità rimanga straordinario, cioè fuori dall'ordinario, ordinario che stiamo aspettando. Ma in questo volume, come giustamente sottolineavi, emerge non solo quella vita di Siena collegata alla sua tradizione più forte, all'appartenenza con Tradaglioli, ma emerge tutta la vivacità della città che nonostante la pandemia ha trovato, ha esplorato vie nuove per poter mantenere la sua peculiarità e per dimostrare che siamo ancora vivi nonostante
le pesanti restrizioni che la pandemia ci ha imposto. Quindi questo volume qui sarà bello, sarà singolare, interessante sfogliarlo tra 10 anni magari e vedere quello che siamo stati e magari dirsi anche che un po' siamo stati bravi nel mantenere acceso tutte le nostre caratteristiche, tutte le nostre tradizioni, tutto quello che con natura l'essere senesi, perché finalmente presto rivivremo insieme la nostra senesità. Quindi, nonostante un momento così terribile che ci impone anche oggi di dover celebrare, di dover presentare questo volume con questa modalità, all'aperto, con il distanziamento, con il gel, le mascherine, ma nonostante questo ci aspettiamo che l'alba spunti rapidamente e che ognuno, facendo la propria parte, possa aiutare la nostra comunità a riaffermare ancora una volta che Siena è veramente la più bella delle città. Grazie Emiliano e grazie a chi ha curato il volume. Grazie, buonasera a tutti. Anch'io non posso non unirmi ai ringraziamenti a tutte le contrade, al magistrato delle contrade in primis e all'amministrazione comunale che ci ha dato modo di organizzare questa presentazione in un luogo forse un po' buio e umido, ma sicuramente suggestivo, prima, si diceva prima, con qualcuno anche romantico, se si vuole. Credo che presentare un libro sia difficile, dico credo perché è la prima volta che mi trovo a sedere a questo tavolo a doverlo fare. Ancora più difficile ritengo sia presentare un libro di foto, se da una parte uno può così affrontare lo stile o il carattere o il modo di raccontarsi la trama di uno scrittore, un album di foto in realtà dovrebbe avere grossi bisogni di presentazione. Quindi ho scelto il modo più semplice, quello più logico, cioè cercare di farvi capire come da dove è partita questa idea, come siamo arrivati a voler fare questo volume. E tutto comincia, come diceva Emiliano, in una sera dell'inverno del 2020, quando durante una nostra assemblea, fatta chiaramente in remoto, quindi ognuno in casa propria a discutere davanti a un computer, sono emersi degli interrogativi, dei dubbi, delle paure all'interno di noi consiglieri del comitato. E quindi abbiamo così deciso di intraprendere questo primo progetto che partì proprio ad aprile, di dare modo a tutti i senesi di avere uno spazio per dare un proprio spunto, una domanda, una riflessione, esprimere le loro paure. E proprio da questo sono venute fuori tante cose, per citarne alcune. Solo con la centralità delle contrade si può ripartire. Torniamo a vivere la città, le sue strade e anche le sue attività commerciali. E ancora, la forza della nostra festa è sempre stata quella di sapersi adattare ai cambiamenti. Il palio muterà e non sarà l'ultima volta che questa cosa accadrà. Più telegrafi con più contrada meno palio. E ancora, le contrade sono sempre andate avanti con il ricambio generazionale e la passione trasmessa di padre in figlio. Come possono sopravvivere quando sempre più ragazzi, giovani, vanno fuori a lavorare perché qui non c'è lavoro? Questi sono solo alcuni delle centinaia di riflessioni che abbiamo ricevuto nell'ambito del progetto Accesa Passione. Alcuni telegrafici, quasi mini slogan da scrivere su muri o da gridare allo stadio. Altri più articolati e complesse, che affrontavano non solo l'aspetto palio contrade, ma anche aspetti sociali, economici e culturali della nostra città. Riflessioni che risultano in realtà a volte anche contraddittorie, ma ritengo che proprio la contraddizione sia uno degli aspetti più unici dell'essere senesi. Perché in tutti noi penso che conviva il bianco e il nero, che non sfocia mai in una
sfumature di grigio, non crea mai il grigio, ma coesiste bianco e nero e crea quella fierezza, quell'orgoglio, quell'identità unitaria che sono aspetti, secondo me, unici per una comunità. Quando abbiamo intrapreso la realizzazione di questo volume, che tramite le immagini raccontano la storia di un anno particolare, non ci siamo limitati ai momenti della vita con Zadaiola, ma abbiamo voluto inserire quegli avvenimenti sportivi, culturali, sociali della nostra città. Eventi che potrebbero sembrare non avere niente a che fare con il mondo contradaiolo, ma se il pareo non può esistere senza contrade, le contrade non potranno mai sopravvivere senza unità civica e culturale. E questo, secondo me, è quello che può essere la spiegazione a questo volume. Una sorta di scrigno, come dicevamo prima, in cui tutte le immagini, tutto quello che è successo in questo anno così sfortunato serva non solo per farci ricordare, perché in genere l'uomo tende a ricordare le cose brutte, quindi sia un modo anche per ricordarci quello che è stato, per vedere se questa ferita che piano piano si sta rimarginando, non voglio pensare, come a volte è stato detto, che ne usciremo migliori, io non ritengo questo, ma sicuramente ci aiuterà a prendere coscienza che un cambiamento è indispensabile per rinascere. Grazie e spero di avervi così levato qualche dubbio sul perché di questo libro. Grazie Giovanni, grazie a tutti voi, a presenti, ringrazio tutti per aver partecipato e vi auguro buon anno. Grazie.